Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Facciamo il punto sui provvedimenti che regolano la riapertura e sui punti ancora aperti. Ci sono stati tre provvedimenti nelle ultime 48 ore. Il primo è un decreto legge di sabato che governa gli spostamenti e che dice che in sostanza da oggi ci si può spostare all'interno della regione, mentre bisognerà aspettare il 2 di giugno per spostarsi in altra regione o da e per l'estero, salvo motivi giustificati e da giustificare. Poi c'è un DPCM di ieri, DPCM abbiamo imparato sta per decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che questo dovreste saperlo, insomma, dice riapriamo gli esercizi commerciali al dettaglio, bar, ristorante, ripartono le messe e le altre cerimonie religiose e dice anche è possibile riaprire, riaprono, dunque parchi e aree giochi per i bambini, però tornerò su questo punto. Mentre viene differita al 15 giugno la riapertura di cinema e teatri e restano sospese le attività dei centri termali e di benessere. A valle di questo DPCM è uscito ieri sera alle 23 un'ordinanza della Regione che conferma quanto sopra, con alcune specificazioni ed eccezioni. Conferma l'obbligo dell'utilizzo della mascherina per quanto riguarda palestre e piscine, mentre il DPCM dice si possono aprire dal 25 di questo mese, in Regione Lombardia si potranno aprire invece da fine mese, dal 31. C'è l'obbligo di misurazione della temperatura per i clienti del ristorante, questa è una specificazione importante, e l'obbligo di misurazione della temperatura per tutti i dipendenti sui luoghi di lavoro. Ora, quali sono ancora i punti dubbi invece per i comuni? Ne stiamo discutendo con gli altri sindaci e stiamo prendendo i provvedimenti necessari. Il primo è quello relativo alle aree giochi per i bambini, ce ne sono centinaia in un comune come Milano, qui il DPCM ci chiede la sanificazione quotidiana e una supervisione costante. Non è semplice e su questo tutti i sindaci concordano. E poi la sanificazione quotidiana, perché per le aree giochi e non per le panchine, per esempio? E soprattutto per Milano sono molto preoccupato perché c'è questo bellissimo progetto della Summer School, ma se dovessimo traslare queste regole alla Summer School diventerebbe molto complesso. La seconda eccezione è quella relativa ai musei, sui musei civici ci prendiamo, possono essere aperti da oggi, ma per i musei civici ci prendiamo qualche giorno per verificare che tutto funziona al meglio. Sentivo oggi per esempio, il sindaco Appendino a Torino apriranno dal 2 giugno, ma insomma dobbiamo essere certi. Poi ci sono due elementi molto delicati: i mercati scoperti. Il provvedimento della regione conferma la delimitazione delle aree e il contingentamento degli ingressi, ma attribuisce ai comuni il compito di regolamentare il funzionamento dei mercati. Sempre l'ordinanza regionale dice che sono consentite a questo punto anche le bancarelle non alimentari, ma dice. Per esempio, chi vende vestiti deve fornire guanti, che ricordo sono monouso, ai singoli clienti. Noi a Milano abbiamo 94 mercati comunali scoperti settimanali, al momento ne abbiamo aperti 20, 26, stiamo discutendo i commercianti perché, per esempio, non è che il comune può prendersi carico di fare il conteggio degli ingressi. Infine, l'ultimo punto è veramente delicato, è quello relativo ai centri diurni per disabili, perché il DPCM prevede che sia la regione a regolamentare la disciplina. Ora, la Regione Lombardia non l'ha ancora fatto, ci ha detto informalmente che si potrà riattivare il servizio dal 25 di maggio. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e a sgravare le famiglie dell'impegno di tenere i disabili in casa, però è chiaro che vanno fornite al personale sanitario gli adeguati dispositivi di sicurezza. Ma soprattutto capite che non è semplice a volte spiegare a un disabile che deve stare a distanza, che deve usare la mascherina in maniera adeguata. Per cui semplicemente chiediamo alla Regione Lombardia la garanzia che ci siano tamponi e test continui affinché tutto avvenga in sicurezza. Buona settimana a tutti voi.